Benvenuti, siamo con Roberto Di Masci, candidato al Consiglio Comunale nella lista Domani L'Aquila che sostiene Pierluigi Properzi e militante dei Radicali Italiani. Come mai la scelta di appoggiare un candidato che è sostenuto dal PDL, mentre la storia dei Radicali Italiani più recente parte da un accordo con il PD, poi di alcuni problemi, però comunque una permanenza stabile nel centro-sinistra? Beh, come spesso accade nelle realtà locali, l'interlocuzione fra Pierluigi Properzi e i Radicali Italiani risale a prima della questione elettorale, al 2009. Noi organizzammo un convegno presso la sala convegni della Cassa di Risparmio dell'Aquila sulla ricostruzione con Pierluigi Properzi, con Marco Pannella, con Aldo Loris Rossi, che è un architetto urbanista che insegna alla Federico II di Napoli, e un suo collega geologo, il professor Giovan Battista De Medici. C'era Roberto Riga in questo convegno e lì vennero fuori una serie di idee, tra le quali ci fu l'osservatorio della ricostruzione, che poi è stato in qualche modo ripreso anche da più parti, ma declinandolo in maniera differente da come noi la intendevamo e la intendiamo tuttora. E poi in seguito, attraverso anche l'Istituto Nazionale di Urbanistica, di cui il professor Properzi è vicepresidente, c'è stata la costruzione di un disegno di legge che poi è stato presentato e accorpato insieme ad altri ed è tuttora in Parlamento. Quindi, come dire, la storia delle idee attorno alla ricostruzione di Pierluigi Properzi e dei Radicali risale ormai a almeno quasi 2 anni e mezzo. Quando quindi Properzi mi ha proposto di candidarmi, avendo io stesso dato il mio pur modesto contributo a questa cosa, io ho pensato bene di accettare. Indubbiamente c'è questa questione del PDL, ma noi normalmente, soprattutto a livello locale, non siamo abituati a ragionare in termini di schieramenti, ma a ragionare sulle idee. Indubbiamente Pierluigi Properzi oggi propone un programma per la ricostruzione dell'Aquila che secondo me è quello meglio strutturato. Si conferma anche un po' la tradizione dei Radicali di avere le mani libere, diciamo, perché è noto, c'è stato a suo tempo l'accordo con il PDL o con la Casa delle Libertà, come si chiamava. 94. Sì, insomma, diciamo, ci sono state delle evoluzioni. La sensibilità dei Radicali Italiani, che è particolare soprattutto in termini di diritti civili, se vogliamo, in che modo può essere utile alla città dell'Aquila e che temi volete portare all'interno del governo della città? Dunque, la questione principale sulla quale personalmente intendo impegnarmi e sulla quale ho appoggio sia dei Radicali sia di Pierluigi Properzi è proprio sulla questione della condivisione del problema della costruzione e della trasparenza. Però queste sono parole usatissime. Sì, più rivendicate da molti. Credo che nessuno, in tutte le liste che oggi sono presenti nelle amministrative aquilane, sia contro la trasparenza o contro un governo, una governance, come altra parola molto usata, per la ricostruzione dell'Aquila. Il punto è dotare queste parole delle gambe per camminare, dare a queste cose degli strumenti operativi per poter funzionare. E quindi noi proponiamo una serie di strumentazioni che sono quella che prima citavo, l'Osservatorio della Ricostruzione, che è inteso essenzialmente come un sistema informativo territoriale attraverso il quale sia possibile avere un livello di conoscenza approfondito e quindi di aiuto alla decisione, ma anche di controllo da parte dei cittadini nel momento in cui lo rendiamo condiviso, appunto online, diciamo, una sorta di GIS online, cosa che, voglio dire, ormai sta prendendo piede un po' dappertutto, quindi non è una novità assoluta, si sa, è una cosa che si può fare benissimo. Poi c'è la questione, un cavallo di battaglia dei Radicali, che è l'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati,
che anche questo è uno strumento di trasparenza, diciamo, utile a conoscere qual è, a parte le questioni di carattere fiscale, eccetera, cioè relativa agli eletti, ma è anche uno strumento importante per sapere della vita del Consiglio e della Giunta comunali futuri, che secondo me andrebbe realizzato in pieno e sul quale io ho intenzione, io penso anche altri, di essere molto vigili. Porre l'accento. Sì. E c'è poi un terzo punto che consiste nell'urban center, che è un'altra idea molto cara a Pierluigi Properzi, che trova me assolutamente d'accordo, e che è una sorta di hub, diciamo, di collettore delle istanze e anche delle proposte dei cittadini. E questo secondo me è uno strumento formidabile per ridare uno slancio e per consentire ai cittadini stessi di riappropriarsi un po' di qualcosa che è stato loro negato fino ad oggi, sostanzialmente, perché a 3 anni dal terremoto io vedo nel centro storico dell'Aquila assoluto immobilismo. Il leader indiscusso dei radicali ha avuto un'esperienza, che è Marco Pannella naturalmente, sì, ha avuto un'esperienza all'Aquila, sì, risale ad oltre 20 anni fa, era il capolista della lista Convenzione Democratica, individuata col simbolo dell'Agenziana, e c'erano in lista molte delle persone che oggi sono avversari di Properzi, c'erano Massimo Cialente, Stefania, sì, Pezzopane, insomma tutto il mondo dell'allora PDS. Sì. Beh, la storia è andata in maniera un po' diversa, mentre da un lato Cialente è diventato sindaco di questa città e si è trovato nella situazione che certamente io non auguro a nessuno, di gestire, diciamo così, una città distrutta da un terremoto, i radicali invece hanno, come dire, sono entrati dopo, ecco, per molto tempo sono stati fuori dalle diciamo, contese amministrative. Sì. Da un anno a questa parte, anzi diciamo anche due, siamo rientrati perché ci sono questioni che ormai non possono più essere, come dire, sottaciute. Anche i radicali non sono più solo, anzi forse non lo sono mai stato in realtà, non sono mai stati i paladini dei diritti civili e basta. O meglio, il diritto e i diritti sono l'alfa e l'omega del fare politica, ma tra questi due estremi c'è tutta, come dire, tutto il governo di una città, ma anche di un paese. Quindi problemi di carattere ambientale, i radicali sono stati fra i primi ambientalisti in Italia, questioni relative al consumo del territorio, altro tema molto discusso ma sul quale di proposte se ne vedono francamente molto poche e sulle quali invece Pierluigi Properzi ha delle idee direi abbastanza chiare, ecco, e quindi assolutamente da seguire, da appoggiare. Pone la posizione, cioè pone i radicali di fronte alla scelta di andare su quei temi oppure continuare a ragionare, come dicevo prima, in una logica di schieramento che però in questo caso non funziona.